una grandissima delusione, direi, quasi da non commentare. Iniziativa qua, personale, sì. Qua di Van Bommel. Sì, bellissima azione, grande dribbling, poi la messa in mezzo, la palla per caso gli viene respinta da un difensore sul tiro di Robinho, lui non si trova in fuorigioco, si trova ben girato verso la porta, poi viene chiuso da Ronica. Comunque veramente è quasi difficile commentare una partita così. Parlavi, Fabio, all'inizio della possibilità per il Napoli di fare paura con un giro palla molto veloce che però non c'è stato. Sì, beh, la partita è stata condizionata da troppi errori, come diceva Zone, partita veramente troppo brutta. Qui il Napoli ha fatto solo in due occasioni questo giro palla, ma ha sbagliato molto in fuori proprio di impostazione da parte del Napoli. Qui il Napoli, se comunque riesce a farlo con più velocità e con più qualità e più insistenza, può creare problemi al Milano, ma no, praticamente non l'ha fatto quasi mai. Non ci sono state conclusioni del Napoli, c'è stata una bella apertura di Pato per Ibrahimovic, ma Ibrahimovic anche in quel caso è riuscito ad arrabbiarsi un po'. Insomma, mi sembra che il rapporto fra Pato e Ibra non decolli, Svone. Ma quasi è un maltrattamento da parte di Ibrahimovic, deve dargli fiducia, non deve rimproverargli su ogni cosa che fa Pato. Questa non era giusto. Una palla, era una palla difficile. Era una bella palla, era una bella palla. Una gran palla, lui la voleva tagliata dietro, sì, ma se fosse più vicino Pato l'avrebbe potuta tagliare, ma è troppo lontano per darla tagliata come voleva Ibra. Ha detto dammela con le mani, no? Mettimela davanti al portiere. A Pato dovrebbe ricevere le palle dagli altri. Non tra l'altro Pato dove. È stato l'unico a provare a tirare in porta, non ha fatto una grandissima partita, però insomma quando la possibilità ci prova, in un caso il suo tiro è stato respinto sulla linea.